domanda. Che bello rivedervi. Tutto il percorso fatto in questi anni serviva a portarci a chiudere poi il cerchio. Terzo capitolo è quello anche più tematico. Basta con sto gas nervino. Ma che cosa basta? È vero! E il rapporto con Sidney è cominciato con un equivoco. Ero convinto che lui mi proponesse una parte comica. Ha smontato la cosa che mi voleva come antagonista. Un cattivo vero, che serve a tenere un tirante narrativo per due film. Se no chi se li accolla due film, se non c'è qualcuno da combattere. Walter Mercurio non è un uomo di molte parole, è uno che agisce. O da più lontano e facciamo così. Movimento! Pietro, ti segnalo che questo signore è un pericoloso criminale che drammatiche vicende trascorse vedono come nostro diretto antagonista. Quindi, ragazzi, non ci distraiamo, andiamo al punto. L'evasione. Una coppia affiatata. All'improvviso avete fatto una cosa insieme e vediamo se il buono e il cattivo si alleano. Mi spacchiamo il culo. Le classiche vie di fuga sono essenzialmente due. Fogne e condotto da reazione. Prendiamo la merda. Cattivo sì. Dolma. Okay. Aspetta, sta tranquillo. Però prendiamo la merda e farò un sacco, ciao. Prendiamo la metro, capito? Quello è il problema. Visto una volta fuori, che facciamo? Prendiamo la metro. Sì. Confesso di essere molto affascinato dalla figura del Murena. Coatto, cattivissimo, spacciatore, sia esattamente quello in cui in realtà io in fondo aspiro. Spero un giorno di riuscire a diventare come il Murena, possibilmente senza cicatrice. Nel terzo film si scoprirà come nasce questa cicatrice, da cosa deriva. Noi siamo lì, vediamo questa la croccone, facciamo questo, battuta. Giampaolo si alza. E noi rimaniamo qua. Wow, ci abbiamo fatto un buco esagerato! Raga, realizza che stai morendo. Ma ingoiata la gomma. Te guardi su. Ma ingoiata la gomma. Lega. Ho ingoiata la gomma. Come ho ingoiata la gomma? Allo che tremotta e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone. È il bello di fare tre film con gli stessi attori, che a un certo punto ne conosci vita, morte e miracoli e attitudini. Magari sai che quel determinato attore ha quella dote di cui non si è tanto parlato negli altri film e proviamo a sfruttarla.